Ciao a tutti amici di OneFootball e ben ritrovati sul nostro canale. Oggi siamo in compagnia di nome, Luca, cognome. Toselli. Stato civile. Celibato, quindi sono celibe. Tifosissimo juventino. Ciao Luca, benvenuto su OneFootball. È un vero piacere averti qui. Oggi con te vorremmo parlare del calciomercato della Juve, calciomercato invernale. Prima di tutto volevo chiederti una cosa, perché ho visto che sei stato allo stadio il weekend scorso, hai visto Roma-Juve assieme a Gabumann, com'è stata? E specialmente un'altra domanda, come ti senti quest'anno ad avere una squadra dietro di voi? Allora, parto da quest'ultima, ma voglio dire che non ne abbiamo una, ne abbiamo due, perché non mi sento di escludere in questo momento la Lazio, perché non sarebbe giusto nei confronti né della squadra né dei tifosi, perché sono lì effettivamente. E mi sento molto meglio per tanti motivi. Allora, l'anno scorso è stato un campionato un po' farsa, nel senso è stato chiuso tra ottobre, diciamo, chiudere un campionato ad ottobre. Fa capire che non c'è tanta competitività. Non c'era storia, vero? No, non c'era storia. E forse anche nel momento in cui ti serviva essere in forma, quando contava davvero, quindi in Champions, ci sei arrivato con un po' di difficoltà, si è visto, è stato evidente, e quindi mi auguro che quest'anno avere della competitività, della pressione delle squadre dietro, possa portarti anche a tirare fuori il meglio nel momento in cui ne avrai più bisogno. Per quanto riguarda Roma-Juventus, è stata molto bella secondo me, ma poi chi verrà dallo stadio ti dà quel qualcosa in più. Tante persone che l'hanno vista da casa mi hanno detto partitaccia della Juve, io sono uscito dallo stadio galvanizzato. Certo, anche perché c'è l'energia di tutto lo stadio che ti coinvolge, è tutta una, ma scherzi, una situazione diversissima. Olimpico, e quindi anche fare un viaggio per andare a vedere una partita del genere, che dopo 10 minuti sul 2-0 ti senti veramente tra l'altro primo gol di Cristiano Ronaldo ai giallorossi, giusto? Esatto, quindi in questo momento soltanto al Chievo non ha segnato in Serie A dopo aver sbagliato l'anno scorso rigore con Sorrentino allo Stadium, ma ce ne faremo una ragione. Sono stato contento della partita, e anche se i ragazzi erano come allo stadio, i tifosi della Roma non erano proprio contenti. Immagino, non ho visto le reaction, però insomma immagino. E purtroppo appunto hai visto il gol di Cristiano Ronaldo, purtroppo ha assistito anche a due infortuni, quello di Demiral e quello di Zaniolo. Esattamente, grande perdita per la Juventus, per la Juve, anche per la Roma, per Zaniolo, ma anche per la Juve per quanto riguarda Demiral, che tra l'altro è caduto all'improvviso dallo stadio, le sensazioni non erano assolutamente di infortunio, lui si è buttato per terra, è iniziato a battere i pugni sul terreno di gioco, quindi si era capito che c'era qualcosa che non andava, poi ha deciso, è uscito con le sue gambe dal campo, quindi sembrava quasi recuperato, lui voleva giocare, lui voleva rientrare in quel momento folle, finché Emre Can lo è andato a prendere fisicamente e gli ha detto no, senti, adesso vai. Tu esci, perché turchi tutti e due, esatto. No? Si intendono, okay. E gli ha detto no, si basta, sono capiti. Parlando appunto di Demiral, volevo chiederti, entrando in tema mercato, se appunto adesso la Juve farà qualche colpo in difesa, chiuderà qualche colpo. È quello che ci chiediamo tutti, no? Io ho fatto anche un po' mente locale, ho guardato la rosa della Juventus in questo momento. La Juventus ha 5 centrali difensivi in rosa, di cui 2 sono infortunati. E sono ovviamente Chiellini, che però sta recuperando, e Demiral, che abbiamo appena detto, stagione finita. Ci sono Bonucci ed Elite che dovranno fare straordinari, c'è Rugani che in questo momento dovrà dimostrare che è lì per qualcosa, nel senso quando serve verrà tirato in ballo. 3 centrali e mezzo, considerando Chiellini che deve rientrare, sono pochi, ma non credo che la Juve andrà sul mercato in questo momento, anche perché prendere tanto per prendere, l'abbiamo visto, non porta nessuna parte. E in caso di emergenza, anche ieri sera Sarri è stato interrogato su questa cosa, Emre Can, lui ha detto non lo vedo, è difesa 4, però ovviamente se ti manca uno e ce lo devi mettere e il mercato si chiude con te che non fa interventi, potrebbe essere una soluzione. Quindi a quanto pare la Juve non prenderà nessuno, l'unico colpo di mercato fino adesso è stato Kulusevski, che però rimarrà a Parma fino a giugno. Esattamente. Ora, secondo te sarebbe stato utile portarlo a Torino già in questa seconda metà di stagione? La risposta si deve dividere in due rami, nel senso il Luca tifoso ti dice sì, era da portare a Torino adesso, perché sei sempre contento, no, di avere un nuovo acquisto, un nuovo calciatore, anche un nuovo giovane, pagato tanto, ha fatto una grandissima parte in Serie A per quanto ha giocato fino adesso, un grandissimo impatto con il Parma, quindi sì, lo volevo, anche perché a livello di trequartisti abbiamo visto che stiamo facendo ruotare un po' di tanti giocatori, ma non abbiamo ancora trovato quello ideale, il punto focale del discorso. Come persona che prova a ragionare in modo razionale sul calcio, ti dico che invece un ragazzo così giovane, che ha fatto soltanto 6 mesi buoni in Serie A, fino adesso anche meno, da agosto a dicembre, in una realtà tra l'altro diversa, come il Parma ha bisogno di tempi di adattamento differenti, e che quindi sarebbe intelligente farlo entrare all'interno delle rotazioni, farlo entrare a livello di un contesto da giugno. Forse adesso sarebbe stato gettarlo veramente in una situazione complicata, quindi capisco che la società
ha fatto un ragionamento più avanzato rispetto a quello che potrebbe fare un tifoso e che probabilmente ci ha visto giusto. E questo ragionamento avanzato prevede anche un Luca un po' preoccupato, diciamo così, perché comunque da qui a giugno è lunga, quindi può succedere ancora di tutto. Preoccupato lo sei sempre, in tanti modi. Cioè, preoccupato anche per come andranno a livello di trofei, perché comunque l'abbiamo detto, ci sono due squadre dietro che quest'anno te lo fanno sudare quel nono di fila se lo vuoi fare. Preoccupato in Champions perché comunque l'ossessione, il sogno, non lo nascondiamo. Tanti dicono, no, non è l'ossessione. Sì, è l'ossessione. Cioè, te la sogni di notte, le due volte lì, che certo. Hai visto perdere negli ultimi anni e ci sono stato male. Per una settimana non parlavo neanche alla mia famiglia, quindi sì, ci sei stato male. E soprattutto quando Cristiano è arrivato, ha firmato 30 milioni di euro l'anno e dici, wow, adesso Cristiano Ronaldo, ma anche con un raffreddore questo rischiamo che si complichi la vita. Quindi sì, le preoccupazioni ci sono sempre e per tanti ambiti. Speriamo, crociamo le dita, lo facciamo vedere, che tutto possa andare bene, perché è l'augurio più grande. Ecco, abbiamo già dato quest'anno anche a Crociati, tra Chiellini dei Miral, direi che abbiamo già dato. Basta. Basta. Pare che la Juve a questo punto non prenderà più nessuno. Avresti voluto vedere a Torino dei profili già questo mese? Se sì, chi sono? Ne dico uno che in questo momento è caldo, che però va applicato lo stesso discorso. Raccontaci un po' di nomi, perché qua vogliono tutti sapere i nomi. Lo dico, se davvero Eriksen va all'Inter, un pochino mi dispiace, perché era stato un nome interessante anche verso la campagna acquisti estiva, quella conclusa, e quando si parlava anche magari di un possibile addio di Dybala quest'estate, Eriksen era uno di quei nomi caldi, perché comunque andava a parametro zero, la Juve su quella lista era sempre stata un po' attenta. Certo, l'Inter adesso lo andrà a pagare, perché non è scadenza di contratto, il Tottenham lo vuole vendere, perché vuole provare a monetizzare il suo cartellino. Però io quello lì alla Juventus forse l'avrei voluto, non lo conosco così bene, non sono un tifoso del Tottenham, io guardo tutte le partite, però si è sentito nominare tante volte negli ultimi anni, mi sembra un bel giocatore, quindi non mi avrebbe fatto proprio schifo. Lo avresti preferito ai vari Rabiot, Ramsey e i nuovi innesti a centrocampo? Vediamo, perché anche loro hanno bisogno di tempo per adattarsi. Rabiot l'abbiamo visto, sta crescendo, è partito che non sembrava forse neanche un calciatore di livello, adesso sembra un calciatore discreto, speriamo di vederlo arrivare ancora più in alto, perché non può essere questo il massimo potenziale di Rabiot. Cioè, mi dispiacerebbe vedere il certo, massimo. Ti aspetti qualcosa di più comunque dalla sì, dal dobbiamo francese. Per forza, anche perché un giocatore che viene a giocare nella Juventus non può ambire solo al compitino, per quanto mi riguarda. Esatto. Soprattutto una Juve di questo livello deve dare di più. C'è un altro tema caldo in casa Juve, che è appunto quello che riguarda le cessioni. In estate la Juve non ha ceduto nessuno, si è creata una sorta di polemica. Come vedi te questo caso? Ovviamente tutti i giocatori forti li vorresti tenere sempre in rosa, perché più ne hai, più possibilità hai di vincere, anche magari con il turnover. Se togli un pezzo importante non devi mettere uno meno importante, quindi se li tieni tutti ovviamente sei favorito per la vittoria finale. Credo che la Juventus sia stata molto intelligente nella campagna cessioni di quest'anno, perché ha ceduto soltanto Cancelo, che era l'unico titolare, perché gli altri non erano assolutamente titolari. Ha avuto Danilo, che è una buona riserva, l'ha sostituito comunque alla fine con Cuadrado, che sta facendo ottimamente, no? Il terzo destro, sorpreso, Luca Toselli sorpreso da questa cosa. Non si aspettava un Cuadrado così bravo in quel ruolo. E abbiamo visto che Cancelo difficoltà le sta avendo anche a Manchester, quindi non era proprio magari il tipo di giocatore che serviva alla Juve in quel momento. Un altro profilo che è andato via tanto è stato Spinazzola, torniamo in argomento anche oggi, a Roma non ha lasciato il segno, infatti è già partito direzione Milano, è arrivato a Milano, Politano è andato a Roma, quindi anche Spinazzola è un'altra cessione che la Juventus ha fatto quest'estate, ma che nel club in cui è andato poi non ha fatto chissà cosa. L'altro è Moise Kean, che addirittura con l'Everton deve ancora segnare, quindi queste sono state le tre cessioni più grandi della Juve, e alla fine abbiamo visto che dove sono andati i giocatori non hanno fatto chissà che cosa, quindi forse rimpianti in questo non hanno avuto un grande impatto. E a proposito di cessioni, anche se questa cessione non è avvenuta proprio in estate, è avvenuta appunto poco tempo fa, quella di Mandžukić. Comunque la cessione era già nell'aria da diverso tempo, già da settembre, e lo avresti trattato diversamente, l'avresti tenuto, l'avresti fatto giocare? Allora, ho cambiato espressione intanto quando hai detto Mandžukić, perché è un giocatore al quale era ce l'ha nel cuoricino, non volere bene, era impossibile non volergli bene, era un giocatore veramente perfetto sotto tanti punti di vista, che dove lo mettevi stava. Una delle più grandi fortune dell'ultima Champions è stato proprio l'adattare Mandžukić a quella porzione di campo esterno di sinistra che mai aveva fatto, ma è stato un uomo in più perché ha garantito fisicità, spinta, copertura. È stato forse un addio che non si meritava,
ma credo che si sia rotto qualcosa nell'ultima campagna acquisti. Probabilmente abbiamo detto: Mario, guarda, qui non c'è più posto per te. Lui ha detto: no, voglio giocare nelle mie carte. Ma a livello umano mi sento di dire che Mario meritava una fine diversa. Poi il progetto va avanti, ovviamente la squadra deve evolversi. Se Mandzukic era considerato fuori progetto tecnico, era giusto forse farlo andare, però l'addio non mi è piaciuto. Invece adesso, Luca, vorrei trattare con te un argomento un po' particolare, bollente, diciamo così, perché si sta creando un intreccio strano tra quelle che sono le cessioni e le necessità della Juve. Nel senso che i giocatori che erano considerati ai margini del progetto e sui quali quindi si sono fiondati dei club, specialmente di Premier League, adesso tornano a essere utili, come ad esempio Rugani, probabilmente certo, anche Emre Can. Quindi, ecco, credi che questa nuova situazione che si è venuta a creare avrà un effetto anche sulla lista Champions, dato che adesso è tempo di poter applicare dei cambiamenti alla lista Champions? Assolutamente sì. Intanto i due esclusi eccellenti erano Mandzukic ed Emre Can. Mandzukic abbiamo visto se n'è andato, c'era anche Perin, ma sapevamo che sarebbe stato poi ceduto nel mercato invernale, così è stato, è tornato a Genova. C'è Piazza, che però penso che sia ben lontano da poter guadagnare un posto in lista Champions e dal poter giocare comunque in questa Juventus per una serie di motivi di recupero fisico che ovviamente non sto qua ad elencare. C'è Chiellini che sta tornando. Chiellini non può rimanere fuori dalla lista Champions, e probabilmente Rugani sarebbe stato escluso e potenziale giocatore da mettere sul mercato, cosa che adesso vedo difficile proprio per il discorso che abbiamo fatto prima. Sono pochi centrali difensivi, e se addirittura si pensa che Emre Can dovrà essere adattato magari in qualche situazione, e l'altro si collega perché è Emre Can, e quindi penso proprio che sarà un giocatore recuperato che verrà inserito in lista Champions, magari al posto di Khedira, perché è stato operato e quindi dovrà recuperare. Ma bene, ti ringrazio Luca, per oggi abbiamo finito. Vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri canali Luca Toselli e One Football Italia. Lasciate un like a questo video se vi è piaciuto. Noi ci vediamo domani con le news e prossima settimana forse una sorpresa. Ciao a tutti. Ciao. Ciao Luca. Ciao.